Il garante per l'infanzia della Regione Calabria, Antonio Marziale, ha deciso di costituirsi parte civile nel processo che inizierà a carico di Giovanni Iamonte e il gruppo di ragazzi che per 2 anni, dal 2013 al 2015, ha violentato ripetutamente una ragazzina minorenne a merito di Porto Salvo. Le ragioni sono state spiegate in una conferenza stampa presso l'aula Giuditta Levato del Consiglio regionale. 2 anni di violenze sessuali, umiliazioni e ricatti, quelle subite da una giovanissima ragazza di Melito, mentre in tanti, lo ha ribadito lo stesso procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Cafiero De Rao, sapevano. Il garante si costituisce parte civile nei processi, nell'eventuale processo contro questi balordi, invita tutte le forze attive, sociali, la politica a fare lo stesso. Ma devo dire che la politica ha aderito immediatamente, almeno nelle due massime espressioni, che sono il governo guidato da Mario Oliverio e il consiglio guidato da Nicola Irto. Oggi con me all'Atere c'era l'UNICEF a sostenere la presa di posizione. Aspetto che ci sia una corale risposta, perché i crimini contro i bambini sono crimini contro l'umanità e non si possono trattare come se fossero reati paragonabili a chi ha rubato la marmellata al supermercato. E allora, se vogliamo essere incisivi, dobbiamo fare squadra. I bambini sono figli di tutti, i bambini sono la parte debole della società e ogni adulto ha il diritto dovere di occuparsi di questi bambini. Il garante della Regione Calabria in questo eventuale processo e in tutti gli altri eventuali processi che andranno ad aprirsi nei confronti di reati perpetuati a danno dei bambini si costituirà parte civile, perché i bambini non devono essere soli ad affrontare difficoltà. Il garante ha l'obbligo morale, oltre che secondo me anche tecnico-pratico, di stare accanto ai bambini, e quindi voglio dire, non c'è dubbio che senza esitazione, senza paura e senza esitazione. C'è una vicenda nella vicenda che emerge da questa inchiesta, lei ne ha fatto menzione. Un altro aspetto raccapricciante che vede coinvolto in un certo qual modo un rappresentante delle forze dell'ordine. È un rappresentante delle forze dell'ordine di cui hanno parlato anche i giornali, che avrebbe in qualche modo una parte in questa vicenda, anche se non è indagato, questo è bene dirlo. A me, onestamente parlando, non sotto il profilo processuale o giuridico, proprio perché non ci sono elementi, se non lo indaga la procura evidentemente non ci sono elementi, ma l'idea che uno che indossa una divisa consumi un atto sessuale con una 14enne, 15enne o comunque dia delle dritte, stando alle intercettazioni telefoniche, al fratello che era nel gruppo che risulta indagato, su come muoversi per farla franca, onestamente insomma io credo che la risposta ce la debba dare la Polizia di Stato, perché nel suo corpo mistico non può avere queste pagliuzze. Ecco, tornando alle iniziative da intraprendere che sono state anche annunciate in queste ore, servono le manifestazioni, servono i sit-in, servono le fiaccolate? Ma servono se comunque c'è poi una conseguenza di fatti concreti, cioè se dopo la fiaccolata io ho le istituzioni che si costituiscono parti civili, se io ho le associazioni che potendolo fare per statuto si costituiranno parte civile, se io avrò una massiccia risposta nel concreto, vuol dire che il sit-in serve per sensibilizzare questo. Se il sit-in o la fiaccolata con gli striscioni, con la marcia e la marcetta finiscono lì, beh, evitassero di farle, perché sarebbe un oltraggio all'oltraggio già perpetuato. Presente alla conferenza stampa anche il sindaco di Melito di Porto Salvo, Salvatore Meduri, che ha rotto l'assordante silenzio. Ma chiariamo un concetto: noi abbiamo una delibera di indirizzo che obbliga l'ufficio legale a costituirsi parte civile in tutti i procedimenti penali. Quindi ci costituiamo già parte civile nel furto banale di acqua o per l'abuso edilizio. Figuriamoci se per una cosa del genere noi non ci costituiamo parte civile. Questo è uno scenario inimmaginabile, che il Comune non si possa costituire parte civile. Quindi non abbiamo bisogno assolutamente di qualcuno che ci suggerisce di fare questo, perché lo facciamo già di nostro e per qualsiasi procedimento penale.